La classe dei mammiferi comprende circa 6.000 specie e sebbene non sia un gruppo particolarmente grande, esso deve considerarsi fra i più differenziati del mondo animale dal punto di vista biologico. Essi infatti sono incredibilmente diversi fra loro per taglia, forma e funzione. I mammiferi hanno infatti colonizzato tutti gli ambienti del nostro pianeta, infatti troviamo mammiferi acquatici, come nel caso dei cetacei o dei pinnipedi, mammiferi capaci di piccare il volo, come il caso dei pipistrelli, e ovviamente mammiferi che vivono sulla terraferma. Ok, nonostante le grosse differenze, possiamo osservare una serie di caratteristiche comuni a tutti i mammiferi. Le quattro più importanti sono sicuramente la presenza del pelo, la viviparità, un accentuato dimorfismo sessuale, la presenza di ghiandole sebacee e mammarie e la conseguente produzione del latte. Il pelo è un elemento fondamentale per i mammiferi, infatti ha diverse funzioni, anche nelle specie in cui sembra assente. Il pelo in realtà è presente nella fase embrionale e via via regredisce nell'età adulta. In alcuni animali invece il pelo subisce una trasformazione adattativa, evolutiva e si trasforma quindi in aculei. In altre specie ancora il pelo sembra assente, ma in realtà manca a causa di mutazioni genetiche. È il caso questo della cavia nuda, o meglio nota come skinny pig. La viviparità, invece, è un tipo di riproduzione in cui lo sviluppo dell'embrione avviene all'interno dell'organismo materno. Ci sono alcuni casi rari, come ad esempio quello dell'ornitorinco, che è un oviparo, quindi depone le uova. Un altro caso eccezionale è rappresentato dai metateri, ovvero i marsupiali, in cui lo sviluppo dell'embrione avviene in parte all'interno dell'organismo materno e in parte all'interno del marsupio, come nel caso del petauro dello zucchero. Per quanto riguarda la distinzione dei sessi, nei mammiferi vi è un accentuato dimorfismo sessuale, caratterizzato dalla presenza degli organi genitali maschili o femminili molto evidenti, o in altri casi da caratteristiche morfologiche, come ad esempio il pelo totalmente diverso da un sesso all'altro, o dalla dimensione, dalla forma, dal colore della pelliccia. Come ben sai, fin dai primi giorni di vita i cuccioli si nutrono di latte materno. La produzione del latte è permessa dalle ghiandole mammarie che sono tipiche dei mammiferi. Come puoi ben vedere da queste immagini, gli animali non sono così diversi da noi umani. Infatti, la mamma si sta prendendo cura dei propri piccoli, con premura, come farebbe qualsiasi mamma. In questo caso, la mamma sta cercando di proteggere a tutti i costi i propri cuccioli, creando un letto morbido e cercando di dare protezione ai propri cuccioli appena nati. Nonostante questi splendidi animali appartengano alla stessa classe, ci sono delle nette differenze tra specie e specie. E sta a noi occuparci del loro benessere, per garantirgli salute e serenità. Negli store Zoomiguana ci prendiamo cura di tantissime specie di piccoli mammiferi. Gli esperti Zoomiguana ti aspettano all'interno dei nostri megastore, per darti informazioni ancora più dettagliate.